Daniele Borghi, responsabile regionale di Libera Terra, che ci parlerà un po' dei risultati dell'associazione in questi ultimi anni. Innanzitutto Libera, Libera Terra è un settore di Libera. Libera è un'associazione che è nata un po' di anni fa, nel 1995, in risposta agli omicidi di Falcone e di Borsellino. Abbiamo l'immagine di Falcone e di Borsellino alle spalle come risposta della società civile a questo attacco feroce allo Stato portato avanti dalla criminalità organizzata di stampo mafioso. Allora furono 200-300 associazioni che su tutto il territorio nazionale decidero di prendere in mano questa bandiera e di affiancarsi al lavoro delle forze dell'ordine, al lavoro dei magistrati. In questi anni l'associazione è cresciuta tantissimo, attualmente sono oltre 1200 le associazioni che aderiscono a Libera, così come sono decine di migliaia i singoli cittadini che aderiscono a Libera e che assieme a Libera cercano di raggiungere questo importante obiettivo che è la sconfitta della criminalità organizzata di stampo mafioso. Come farlo? Beh, essendo lavorando quotidianamente con i ragazzi delle scuole, presentando i prodotti di Libera Terra, quelli che vengono ottenuti dalla lavorazione dei terreni confiscati alle mafie il più possibile, quindi in occasione di feste come questa, di feste del PDO, in occasione della festa del 1° maggio, in occasione delle tante feste che vengono organizzate, alle quali partecipiamo volentieri dai comuni o da singole associazioni, ricordando il giorno della memoria, è molto importante, che questa è un'iniziativa molto importante che Libera organizza tutto l'anno, ed è il giorno nel quale vengono ricordate le vittime di mafia, ma contemporaneamente ognuno di noi, le associazioni che aderiscono a Libera, assumono l'impegno di, mantengono questo impegno, rafforzano l'impegno a combattere la criminalità organizzata di stampo mafioso. Noi crediamo che in una società dove non ci sia libertà non ci sia futuro, e una società dove c'è la criminalità organizzata non c'è libertà. Questo è il motivo per cui Libera esiste, per il quale Libera si rafforza e per il quale noi quotidianamente lavoriamo. Ascolti, e cosa chiedete ai partiti in generale? Beh, ai partiti, allora, noi crediamo che la criminalità organizzata possa essere sconfitta soltanto se tutte le forze della società, dalle forze istituzionali alle forze sociali e quindi anche alle forze politiche, lavorano assieme. In questo caso i partiti hanno un grande ruolo, che è quello di presentare, promuovere all'interno dei livelli, dei relativi livelli istituzionali, quindi comuni, ma soprattutto regioni e Parlamento, offrire delle opportunità legislative che siano in grado di, quindi delle leggi, che siano in grado di favorire veramente la lotta alla criminalità organizzata, ma non soltanto sul livello nazionale, anche sul livello regionale si possono fare delle cose egregie a supporto delle iniziative nazionali, quindi i partiti hanno un ruolo fondamentale in quanto rappresentanti dei cittadini. Grazie mille. Grazie.